The Show. Ti mancano i vecchi video del dolore fisico? Su The Show Plus troverai tutti gli episodi storici più in esclusiva la Cactus Roulette, il ritorno del dolore fisico. Abbonati. Perché Jaser si sta calando dal bagno del nostro ufficio con una scala telescopica di 4 metri? Ma soprattutto, perché spia gente che lavora e striscia tra le scrivanie? Per rispondere a una domanda ben precisa. Si può fare? Ci siamo chiesti. Si può restare nascosti in ufficio per 2 giorni? Per capirlo, abbiamo fatto la cosa più ovvia. Pronto? Pronto, ciao Jaser. Si può restare nascosti per 2 giorni in ufficio? Ma cosa vuol dire? Ma tipo Parasite? Ma poi in che ufficio? Beh, il nostro, Jay. Praticamente dovrai giocare a EEN, ma sarai l'unico a saperlo, cioè giocherai da solo. Raggiungi il nostro ufficio e ti nascondi. Ma quindi devo stare anche la notte lì? Ma la notte è la parte più facile, non c'è nessuno. La parte difficile è non farti sgamare durante i 2 giorni, capito? Sì, ok, ma è impossibile, cioè il vostro ufficio è la... Grande, Jaser, sei il numero uno, ce la farei anche questa volta! Ciao, io sono Jaser e sto per nascondermi all'interno dell'ufficio The Show senza che nessuno lo sappia. Nessuno, ovviamente tranne Alessio e Alessandro, che mi avevano assegnato l'ennesima sfida. Per tutti quella era una normale giornata di lavoro, ma io avevo un piano tanto semplice quanto efficace. Entro, saluto tutti quanti facendomi vedere. Salve amici, siete in fase riunione. Con la scusa che sto girando un vlog backstage per il mio canale, cercherò di raccogliere più informazioni possibili riguardanti tutto quanto il team The Show. Voglio vedere fino a quanto posso avvicinarmi senza che lei se ne accorga. Ah, se ne accorta. Se parlo. Ma scusa. Questo è The Show Plus Plus Plus. Non si può dire nulla. Sì, Emmanuel stava montando il trailer della Cactus Roulette. Questo qua. 15 vasi. Con sotto 3 cactus. Chi pescherà il cactus affronterà migliaia di spine. Con questa sfida si potrebbero comunque fare del male. Una sfida adrenalinica al limite dell'umano. I The Show, a distanza di anni, ne usciranno incolumi. Tu lo sai perché non ho paura? Siete pronti al ritorno del dolore fisico? Dire che non sono tranquillo mi sembra una cosa scontata. 3, 2, 1. Solo su The Show Plus. Che brividino! Tra l'altro è già disponibile per gli abbonati e io ve lo consiglio anche perché mi son beccato un calcio cactus nel Che brividino! Dopo questa bellissima scena torniamo alla mia raccolta informazioni in ufficio. Ma voi solitamente ancora finiti di lavorare? 6:30. Io ieri sono uscito alle 8. Prendo l'attrezzatura video. Ah, non sono queste qua le mie videocamere? Che dovrebbe essere già pronta perché in teoria pensano che sto per girare un altro. Si può fare. Cosa tocca fare come video stavolta? Correrò contro la metro. Ah, cioè, muori. È la prima cosa che mi è venuta in mente. Chissà che magari un giorno sarà davvero un si può fare. Saluto tutti quanti. Io vado, auguratemi buona fortuna. Buona fortuna. Buona fortuna. C'è un entusiasmo, cioè proprio ci credete proprio in me. Buon si può fare. Torna vincitore. Esco. Perfetto, raga. Salve. E a quel punto l'operazione Jaser Invisibile avrà inizio. O meglio, avrebbe avuto inizio in un ideale mondo senza imprevisti. Abbiamo già subito un problema. Finché Emma sta alla finestra, mi vede se io entro. Devo riuscire a vedere se è ancora là. Perfetto, non c'è più. La mia idea è quella di nascondermi in questo bagno. Grazie alle mie skill da ninja e al mio passo felpato ero riuscito ad entrare proprio alle spalle di Andrea. Non aveva sentito nulla. Forse perché stava prendendo a martellate delle piante, ma poco importa, ero dentro. Questa è la posizione più strategica di tutte. Vi spiego un attimo. Mi trovavo nel bagno secondario, quello dello studio di registrazione. Viene usato o quando quello sopra è occupato o quando stanno facendo uno shooting qua sotto. Finché nessuno sta girando non c'è il rischio che qualcuno venga in questo bagno. Inoltre, grazie alla finestra che dà sulle scale d'ingresso, era la posizione perfetta per controllare chi entrava o usciva dall'ufficio e per assolvere i miei bisogni primari. Il vantaggio di essere nascosti in bagno. Ancora una volta, grazie alla mia mente strategica, stava andando tutto per il meglio. O più semplicemente mi sono fiondato nella prima porta che ho trovato entrando. Vabbè, poco importa, mi bastava stare lì dentro per 2 giorni e il gioco era fatto.
dopo 2 ore chiuso da solo in un bagno, 2 ore di analisi degli scenari possibili e complessi ragionamenti strategici, sono arrivata ad una conclusione per nulla scontata. Che rottura di palle! Io sto giocando a nascondino, ma da solo, nessuno mi sta cercando. Oltre al fatto che stare troppe ore chiuso dentro un bagno di servizio stava iniziando a compromettere la mia stabilità mentale. Non potevo passare 2 giorni chiuso in quel bagno. E non lo dico perché era noioso giocare a nascondino da solo o perché era in pericolo la mia salute mentale. Il motivo dietro questa mia decisione era ben più nobile, ben più eroico. Non c'è quel brivido, quel rischio che c'è sempre nel si può fare, no? Non potevo permettermi di deludervi con un si può fare così facile e monotono. La mia missione è riuscire ad arrivare nel bagno di sopra e nascondermi nel bagno di sopra. Quindi vuol dire attraversare tutto l'ufficio. Quella è una giocata da professionista. Fermi tutti! È il momento che vi spieghi come sono disposti i magnifici uffici di The Show SRL. Anche perché sennò c'è il rischio che non ci capiate nulla. Al piano terra, oltre al bagno di servizio, ci sono gli studios, lo spazio in cui vengono girate le produzioni The Show. Qui si trovano varie quinte che permettono di realizzare set diversi, come per esempio questo in cui mi trovo ora. Dietro quella parete in legno c'è la sala props, un luogo leggendario in cui sono custoditi tutti gli oggetti di scena, i costumi e i marchi ingegni più strani che nel corso degli anni avete visto nei video di The Show. Salendo le scale si raggiunge il primo piano, la zona uffici, composta da un open space con le scrivanie di Alessio, Alessandro e il resto del team creativo e produttivo. Proseguendo si varca la soglia del luogo dove la magia di The Show viene sapientemente maneggiata dai nostri master montatori, la sala montaggio. Messa giù così sembra tipo lo spot di poltrone sofà, divani divani, quella roba lì, però vabbè, proseguiamo. Da questa sala si accede al bagno principale, esattamente sopra quello in cui mi trovavo in quel momento. Sono più gasato. Così, spiando gli spostamenti dalla finestra, ho individuato quale fosse il momento migliore per salire al piano di sopra. E ho dato inizio all'operazione REPDSSFBDNASNRDAEA. Raggiungi il piano di sopra senza farti beccare da nessuno, anche se non richiesto da Alessio e Alessandro. Dovevo muovermi con molta cautela. Se ci fosse stata anche solo una persona seduta sul divanetto di sopra, mi avrebbe visto sicuramente salire le scale. Via libera. Cercando di fare meno rumore possibile, ho strisciato sulle scale. Nel frattempo Alessandro, con la scusa di girare dei timelapse dell'ufficio, aveva piazzato delle videocamere che riprendevano ogni zona. Quindi ho raggiunto a carponi l'angolo dell'ufficio che mi avrebbe permesso di controllare tutta la situazione. Ma proprio quando stavo osservando le loro posizioni... Quindi Andrea stampa una cosa. Luca ha chiesto ad Andrea di stampare una cosa. E che problema c'è? Nessuno, se solo non fosse che la stampante è esattamente di fianco a me. Non avete idea dell'adrenalina che sale? Mi tremano le gambe. Se Alessandro non avesse detto quella frase, Andrea mi avrebbe beccato al 100%. Sto stampando, lo sento. Trovare un nascondiglio qua sotto? Sì, un nascondiglio provvisorio. La mia idea era quella di appartarmi per studiare un piano che mi avrebbe permesso di salire al piano di sopra. Qua dietro non è male, però dalla porta mi vedono. Le quinte, un forno e la scatola gigante di insetti per scherzi erano il nascondiglio perfetto. Vedo perfettamente anche attraverso la tenda. Per elaborare il mio piano in silenzio. In silenzio. Il piano che avevo elaborato era qualcosa di assolutamente rivoluzionario. Avrei aspettato ancora qualche ora incastrato in quella fessura di 40 centimetri. Dopo pranzo Andrea sarebbe uscito. Sei fisso qua o vai in giro oggi? Oggi ho una commissione da fare, ce l'ho, ma la faccio sto pomeriggio. Perfetto, Valerio e Luca, se striscio, non mi vedono. C'era solo un piccolo dettaglio. Alberto è un enorme problema perché è proprio in mezzo. Da dove passo? Come lo supero? Proprio mentre pensavo come liberarmi di Alberto. Andrea, per favore mi fai il set per l'auto delle altre. Andrea, l'assistente di produzione, ha iniziato a montare un set per uno shooting esattamente davanti al mio nascondiglio. Fino a un attimo prima pensavo che Alberto seduto di sopra fosse il mio più grande problema. Ora, se per lo shooting serviva la quinta dietro cui io ero nascosto, game over. Vi assicuro che ho praticamente trattenuto il respiro. Fino a che... Sì, è salito. Oddio, che fatica. Il problema è che adesso qualcuno
verrà qua a girare. Il problema era anche che la scomodità del mio nascondiglio iniziava a farsi sentire. Che male la schiena. E non potevo sapere per quanto tempo ancora sarei dovuto rimanere in quei pochi centimetri senza potermi muovere. Adesso devi girare lui. E iscrivetevi al canale, ragazzi, cliccando qui in alto, vedete, e iscrivetevi anche a The Show Plus. E mentre Alessio invitava gli utenti ad abbonarsi a The Show Plus, avevo capito che se volevo uscire da quella situazione di stallo, potevo fare solamente una cosa. Psst. Ti vedo. Ho bisogno di un favore. Devi distrarmi Alberto. Ok, tanto dobbiamo revisionare due cose, lo porto nella sala riunioni. Sì, portalo via però quando vedi che andrà via. Ma dove vuoi andare, scusami? In bagno sopra. Ma perché? Ah, perché così passo davanti a tutti quanti senza che nessuno mi veda. È un vanto. Grazie alla complicità di Alessio, Alberto non era più un problema. Dai, ce la facciamo. Sì, ce la facciamo. Ma vi risparmio le ulteriori ore passate infrattato lì dentro, senza cibo né acqua, mentre al piano di sopra si stavano godendo la pausa pranzo. Dopo pranzo, qualcun altro ha lasciato l'ufficio prima di Andrea. È passato sempre Manuel. Un imprevisto a cui non ho dato peso, mentre il piano continuava come previsto. Guardi, ci sei? Sì, ci sono. Ok, Alberto era in sala riunioni con Alessio e Andrea aveva appena lasciato l'ufficio. Era il momento. È la nostra occasione. Vai, 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 vai. Eccomi accucciato in quel maledetto angolo. Da quella posizione riuscivo a vedere perfettamente la scrivania di Valerio. Fortunatamente aveva le cuffie e batteva freneticamente sulla tastiera. Stava creando il maestro. Anche Luca era concentrato sul suo portatile e Alessandro, l'unico da cui non dovevo nascondermi, gli intralciava la visuale. Tutto perfetto. Ma l'ansia di essere beccato era troppo grande. Non riuscivo a trovare il coraggio per strisciare quando all'improvviso... ho sentito la porta sotto sbattere. Chi diavolo era? Andrea era appena uscito. Non potevo più esitare. Dovevo agire. O la va o la spacca. Era Emmanuel, la variabile impazzita. Per me era finita, però era finita con onore. Non potevo prevederlo. Resto dentro? Sì, cercavo. Infatti mi ero ricordato. Non mi ha visto! Com'è possibile? Ho riguardato quella clip più e più volte e non mi spiego come abbia fatto a non vedermi. Forse era sovrappensiero, forse in ufficio succedono così spesso cose assurde che ormai nessuno fa più caso a niente. Fatto sta che eravamo ancora in gioco. La verità è che questa mia mossa, per quanto potesse essere motivo di orgoglio, mi aveva messo in una situazione decisamente scomoda. Riuscire a spostarmi da lì senza farmi vedere era praticamente impossibile. E restare lì tutto il giorno... Hanno appena provato ad entrare. Questo è il bagno principale, quindi verrà usato continuamente. Non posso stare qua. Ma io mi sono preparato un piano. È il momento che vi confessi una cosa. Questo era il mio piano fin dall'inizio. Come faccio a uscire da qua? Come? Con questa. Sapevo già che il mio obiettivo era raggiungere quel bagno passando sotto il naso di tutti. Sapevo anche che una volta raggiuntolo sarei stato in trappola. Così, nei giorni precedenti, ho fatto arrivare in ufficio l'avanzata attrezzatura che mi avrebbe salvato da quella situazione. E ho nascosto il pacco che la conteneva proprio in quel bagno. Tra l'altro, così facendo nessuno me l'avrebbe aperto. Voglio quanto pesa. Ebbene sì, la tecnologia avanzatissima che mi salverà da questa situazione è proprio una bellissima scala. Telescopica di 4 metri! Io provo a calarla. Ma proprio mentre stavo mettendo in pratica il mio piano. Vado. Per fortuna sono fortissimo a imitare una generica voce maschile. Sì, ma quel qualcuno non sono io. È troppo corta. Fermi. Rivediamo. Quello è Alberto che torna a lavorare con la vescica ancora piena, senza nessun sospetto. Sono più di 4 metri, non è stabile. Merda, in teoria ci arrivo. E mentre mi rendevo conto di aver comprato una scala troppo corta, in ufficio iniziavano a chiedersi chi ci fosse in bagno. Non è che è chiusa... No, perché ho usato un vetro. Era il momento di neutralizzare i sistemi antipiccioni e di calarsi da più di 4 metri di altezza senza farsi scoprire da nessuno. Sono incastrato. E senza morire. Non so scendere né salire. Né scendere né salire. Magari.
proprio quando pensavo di avercela ormai fatta, merda, sono stato beccato. Shh, devi mantenere il segreto. Arianna, probabilmente perché avevo occupato il bagno di sopra per praticamente un'ora, era scesa in quello di sotto ed era ufficialmente la prima persona ad avermi beccato. Non sono mai andato via dall'ufficio, sempre rimasto qua nascosto. Benissimo, fare che bicchiere, tu prima è finto. Sì. Ma c'erano ancora 6 persone che non sospettavano nulla. La mia missione poteva continuare. Così ho deciso di correre verso un nuovo nascondiglio. Devo trovare un buon nascondiglio per stare qua dentro il più possibile. La cosa migliore è qua dietro. Mentre il bagno al piano di sopra era ancora chiuso, la chiave era al sicuro nella mia tasca. Ma c'era invece qualcosa che mancava da quella stessa tasca. No, ho dimenticato il cellulare in bagno. Non potevo assolutamente lasciarlo lì. Perché se qualcuno entra in bagno e lo trova, vedono che è il mio e mi sgamano che sono ancora qua presente. Fortunatamente ho avuto un'idea geniale. Sfrutteremo uno di questi travestimenti per non farmi riconoscere. Se non mi vedono in faccia, non sanno chi sono. Trovato. L'ho messo Alessandro in diverse occasioni. Perfetto. Missione recupero cellulare avviata. Uno vestito da coniglio in bagno. Il piano aveva funzionato. Tutti mi avevano visto, ma nessuno aveva capito che fossi io. L'hai chiuso tu il bagno? Sì. Le chiavi devi dare. C'è la gente che da mezz'ora sta venendo che c'è il bagno. Unico problema, nella fretta mi sono chiuso in bagno con Alessandro che era lì nell'antibagno a lavarsi le mani. Ma grazie alle abilità sviluppate in anni di Si può fare, ho trasformato un imprevisto in un'opportunità. Assolutamente no, ti do la speed, faccio io, cosa vuol dire? Nella vita ti buttati giù dalla finestra. È solo perché sennò finisce il video, perché è fallito. Cioè, fallito? Tolta Arianna, nessuno sapeva di me. Sì, tutti quanti in ufficio avevano iniziato a intuire che qualcosa di strano stava succedendo, ma nessuno pensava minimamente che io fossi coinvolto. E ora erano tutti convinti che il coniglio era Alessandro. Per fortuna negli uffici di The Show Alessandro che corre vestito da coniglio è una cosa abbastanza normale. Perché? Non so, ti sembra normale. A questo punto, per abbandonare nuovamente il bagno, questa volta con il cellulare, ho chiesto aiuto ad Arianna. Mi serviva che mi tenesse ferma la scala, perché onestamente la prima volta non è che mi sono sentito così sicuro. Devi tenerla spinta, e ferma. Questo è il momento esatto in cui vengo sgamato per la seconda volta. E questa è la faccia di un capo delle produzioni che scende per una pausa sigaretta e si trova di fronte la responsabile dei montaggi che regge una scala di 4 metri che un disperato sta usando per uscire dal bagno. Tutto regolare, direi. Ma negli uffici di The Show tutto è possibile. E infatti Luca, invece che stupirsi, pensa alla mia sicurezza e corre a tenere la scala. Sto scappando. Ma da chi? Che faccia spaventata che c'hai? Faccio una faccia spaventata, sì, giallo di sopra. È da stamattina che sono nascosto qua. Perché? A volte è meglio non farsi domande. Nessuno sospetta? Ma di cosa? Che io sia nascosto qua. No, qui c'eri tu in bagno da 2 ore. Sì. Chi vuole la chiave del bagno? Allora, so che vestito da coniglio non sono molto credibile, ma... Nel frattempo, i sospetti che qualcosa di strano stesse succedendo in ufficio aumentavano. Alberto era sempre più guardingo. Così, Alessandro, per la correttezza del Si può fare, ha voluto verificare che non avesse capito tutto. Per me poteva anche farsi gli affari suoi, cioè nel senso, se non mi vede, non mi ha beccato. È successo qualcosa di strano secondo te? Io non ho capito niente. Dico che ci sono delle cose strane, uno scambio di persone c'è stato, tu eri fuori dal costume, dopodiché sei uscito e tu eri nel costume e Alessio è risalito, quindi... Ok. Perfetto! Alberto non sospettava di me, però lo scambio non era l'unica cosa strana che aveva notato. Prima mi hai detto un'altra roba, che hai notato una cosa fuori dalla finestra. Una scala, sì. Guarda tu stesso, non c'è nessuna scala. È vero, e sarà stata eliminata evidentemente. Forse questo. Ok. Mi nascondo. Qualcuno sta tramando qualcosa, sicuramente. Ma quel qualcuno, mio caro Alberto, non ero io. O meglio, ero io, ma per te non ero io. Era il momento di nascondersi nuovamente. Ora mi nascondo qua. Purtroppo Alberto non era l'unico a essere sospettoso. Anche il buon Valerio iniziava a nasare che ci fosse qualcosa di strano. È Alberto? Sì. Come... Ma io piuttosto non la faccio addosso. Ma era convinto che fosse in atto una cospirazione contro di lui. Per me, meglio così. Si può andare in bagno, si può. Puoi andare, tutto regolare. Per una volta che non lo tieni occupato tu 2 ore. Se arrivi
arriva qualcuno, lui sarà qua, io sarò qua. Lui non può vedermi. Io sospetto che stiate organizzando, anzi no, siamo entrati nel vivo di uno scherzo, perché non ne so nulla e vedo dei movimenti strani attorno a me. Proprio quando pensavo che la strada fosse ormai in discesa, Alessandro, che come Alessio sapeva che ero nascosto ma non sapeva dove, inconsapevolmente mi ha sganciato addosso un'enorme bomba. Chiedere ad Andrea di mettere a posto il costume da coniglio e spingerlo così a pochissimi centimetri da me. Sta arrivando Andrea, l'ho sentito. Aveva messo via il costume. Ormai ero salvo. Ma che c***o stai facendo? Come c***o hai fatto a trovarmi? Sentivo il tuo odore, questo è l'odore di Jason. Ma puzzo che è? Puzzo così tanto? Questa cosa non ha assolutamente senso. Vi giuro che non puzzavo. Ale, ho un odore così strano? No. Non lo so. Il mio odore. Pensavo fosse il nascondiglio migliore, invece porca vacca che nervoso. È passata l'ultima ora nascosto. È tempo di attuare la fase finale. Nascondermi in bagno e guardarli uno per uno mentre abbandonano, ignari del fatto che io sono ancora qua dentro. Ormai le 18:30 erano passate da diversi minuti eppure nessuno aveva ancora lasciato l'ufficio. Ebbene sì, il bello di lavorare a The Show. Un ambiente giovane, amichevole, in cui si mangia una torta ogni volta che è il compleanno di qualcuno. Il compleanno di Marco. Non sapevo fosse il suo compleanno, stamattina non gli ho fatti gli auguri. Porca vacca, che figuraccia. Spengo la luce. Finita la torta, verso le 19:40, hanno iniziato ad abbandonare l'ufficio. Devo andare. Ciao. Tutti quanti, uno dopo l'altro. Fino a che... anche sulla porta. Ed eccolo che va via. Anche l'ultimo. Sono rimasto chiuso dentro. Non ci credo. Oh! È tutto buio. Sì. Sono usciti. Allee! Ce l'abbiamo fatta. Mission complete. Finalmente non dovevo più nascondermi. Perlomeno fino al mattino dopo. Posso dirlo ufficialmente? Siamo riusciti a nasconderci nell'ufficio di The Show. E a questo punto che la festa abbia inizio. Musica! Sbocciamo? Sì, non bevo champagne così spesso. Oddio, cerco qualcosa per pulire. Direi di ordinarci la cena. Non me ne ero reso conto, probabilmente per l'adrenalina, ma ero a digiuno da tutto il giorno. E alle 21 arriverà il nostro ordine. La porta sotto è chiusa. Come faccio ad andare a prendere il cibo? Devo trovare qualcosa da calare giù. Lui mi lega il sacchetto e lo tiro su. Ce l'ho, la prolunga. Ho trovato 2 euro miei. Riesci a chiamarmi che ti do indicazioni al telefono? Perché non posso uscire. Ok, perfetto. Ti vedo. Sono qua alla finestra. Mi hanno chiuso in ufficio, quindi non posso scendere. Ti ho lasciato anche una piccola mancia. Basta che me lo leghi e è a posto. Ok, vai che viene su. Perfetto. Gentilissimo, buon lavoro. Ce l'abbiamo fatta, raga. E si mangia. Cena fatta e programmi della serata. Cosa facciamo? Giochiamo un po'? Andiamo a vedere la sala props. Andiamo a vedere se c'è qualcosa di interessante. Qui ne abbiamo di roba per sbizzarrirci, eh. Oh no, aiuto, Iron Man. Come si usa? Questo è per voi, cari amici followers. Ve lo faccio triplo. Il potere della vetturina gialla. Cringe. Luridi pezzi di sterco. Adesso vengo a prendervi e vi disintegro. Che puzza di bruciato. Cringe. Se non sapete di cosa sto parlando è perché non vi siete abbonati a The Show Plus e non avete visto IIN Plus, caccia all'uomo con taser, dove adesso Alessandro ci danno la caccia con... Vi dico solo che qualcuno l'ha beccato. Sì, esatto, io.
e non solo. A vedere la mia serata montata così sembra che mi sia divertito chissà quanto. La verità è che dopo 20 minuti non sapevo già più che fare. Pensavo sarebbe stato più divertente. Che faccio? Così è noioso. Idea. Chi devo ringraziare per aver trovato la mia postazione tutta, come si dice? Impacchettata? Ringrazio pure me, Valerio, perché alla fine ho trovato che cosa fare quella notte. Torniamo indietro di qualche ora. L'idea geniale è preparare degli scherzi, così che quando loro domani mattina arrivano si beccano questi scherzi ma non sanno che sono stato io a farli. Vai, mi piace. Vediamo se trovo qualcosa di utile per fare uno scherzo. Guardate cosa ho trovato. Perfetto, ho trovato tutti gli scherzi da fare ad ogni componente. A questo punto manca solamente l'ultima cosa. Il completo rosso de show, il completo da re degli scherzi. Lo scherzo che andremo a fare al nostro caro amico Valerio consiste nel ricoprirli ogni oggetto singolarmente con la carta alluminio. Sì, l'ho fatto davvero. Perché? Perché il tempo non mi mancava, quindi perché no? Sembra non finire più questa scrivania, cioè c'ha un botto di roba. Se posso essere onesto, ci è avanzata ancora un bel po' di stagnola. Fatto 30, facciamo 31. Il pianale è molto bello. Dopo più di 2 ore di lavoro, ecco qua il mio capolavoro. Quadro, sedia, tavolo, scrivania, ogni oggetto incartato singolarmente e anche le mensole con i suoi pupazzi. Passiamo al secondo scherzo. L'obiettivo è riempire questo armadio con le palline colorate. Quindi io devo svuotare tutto quanto, rovesciarlo, riempirlo e rialzarlo. Dai che ce la faccio. Possiamo farcela e ce la faremo. Terzo scherzo per Emanuel. Per questo scherzo ho bisogno dei post-it. Mi odierà a morte. Ta-dan. Quarto scherzo, il mio regalo di compleanno per Marco. 3,52, questa è l'altra scrivania. L'arte degli scherzi richiede tempo. Si erano fatte le 4 di notte, quindi non mi restava che mettermi il pigiama e prepararmi per andare a dormire. La giornata di oggi è finita, è andata alla grande, bella tosta, ma ce l'abbiamo fatta. Buonanotte. Mettiamoci subito al lavoro. Capiamo dove nasconderci. Individuato il nascondiglio, ho atteso le 9:10, ho fatto partire le videocamere e mi sono messo ad aspettare che tutto il team raggiungesse l'ufficio. Non ho idea di quanto tempo io dovrò stare qua sotto. Attendiamo l'arrivo degli altri. Ma che cazzo? Ma perché? No. E io non ho parole. Andrea, dov'è Jason? Mi pare strano perché non mi sembra una cosa molto da The Show. Sembra più una cosa da qualche dunano. Da tipo... Da Jaser! Come mai visto? Dalle scarpe. Il mio stile di scherzi e soprattutto il mio piede mi avevano tradito. Anche Manuel si aggiungeva alla fila delle persone che mi avevano beccato. Porca c'è la miseria. Quindi no, perché in realtà sto movimento qua che è troppo avanti. Da quanto sono nascosto? 2 ore. Da ieri quando vi ho salutato per andare a girare il video. No, anche la tastiera. No, tutto. Pure le cuffie. Per Valerio trovare la sua postazione impacchettata era la conferma dei suoi sospetti. Alessio e Alessandro gli avevano fatto lo scherzo che temeva. Questi stanno mi prendendo. Qualcuno li ha razionato. Sì. Chi? Non so. Valerio. Chi devo ringraziare per aver trovato la mia postazione tutta in alluminio stamattina? Hanno impacchettato tutto. Questa è la sedia. Anche la scrivania, non solo quello che c'è sopra, capito? Questa è anche una tartaruga ninja impacchettata. Quanto no. Sono stati meticolosi le penne 1. Chiunque abbia fatto, complimenti.
E grazie soprattutto, perché adesso dovrò togliere tutto, quindi... Cosa è successo? Abbiamo arredato? La tua scrivania. Ed ecco i The Show in una delle loro migliori prove attoriali. Fingere di dover fingere di non essere stati loro, quando in realtà non sono stati loro. Ah, ma anche il quadretto è stato... Non tanto il quadretto, ma il cuscino con le emorroidi. Questa sarebbe la mucchina. Ah, le cuffie anche. Hard disk. Il mouse. Però io credo di aver capito il messaggio. Ho troppa roba in ufficio. E questo è il messaggio. Cerchiaci che tu abbia cercato un messaggio. Esatto. È la perfetta punizione per chi è così disordinato. Guardate quanta roba c'è. È la cosa più stupida, immaginabile, senza senso. Invece io sapevo che Valerio è sulla mia stessa lunghezza d'onda e quindi avrebbe colto il messaggio. Tutto l'alluminio per un foglio. La professionalità. No, non ci credo. Ma perché? Ed è la mia tastiera. Grazie, grazie mille. Bella, bellissima. Erano passate quasi 30 ore. Tra polvere e scomodità non ce la facevo più. Tutti gli scherzi erano andati a segno. Era il momento giusto per rivelarmi. Nessuno, a parte Ema, sapeva che io ero lì sotto. Ma da dove è venuto l'altro? È venuto tipo da lì. No, aspetta. Ma non ci posso credere. Arianna il giorno prima aveva scoperto che mi stavo nascondendo, ma non sapeva che avevo dormito in ufficio e che ero da ore sotto la sua scrivania. Salve! Ciao! Ma io non lo so! Perché vi siete cagati sotto? No, si può fare! No, non si può fare perché non c'è sito scavato! Intanto con la trombetta si sono spaventati tutti quanti e perdonatemi se ne sono così orgoglioso, ma è la prima volta che mi riesce uno scherzo. Allora, effettivamente voi due mi avete beccato, ok? Voi due, che fino ad ora non lo sapevate, avevate sospettato di qualcosa? No, ti dico la verità, no, cioè, sono rimasto un po' male entrando quando ho visto che hai lasciato all'ingresso il regalo che ti ho fatto ieri. Un regalo per te. No! Si sentiva il temporale arrivare, perché vedevo che c'erano dei movimenti strani e io ero l'unico che non sapeva nulla di tutto ciò, capito? Quindi... No, ma guarda che... Cioè, nessuno... Vabbè, io credevo fosse uno scherzo a me. C'erano le videocamere che puntavano su di me, capito? Valerio, o hai manie di protagonismo o di persecuzione, perché quelle videocamere puntavano su tutto l'ufficio, non su di te. Marco, invece, sospettavi? Io sto ancora elaborando tu. Sei stato bravissimo perché, cioè, noi ci alziamo anche abbastanza frequentemente. Ho un'altra domanda. Tu c'entri qualcosa con l'alluminio e con tutto il resto? Cioè, adesso me lo vieni a chiedere. Valerio, ovvio che sta... Scusa, sono due video diversi. No, Valerio, no, non esiste nessun video contro di te. Sei un grande. Ti è piaciuto? Molto. La tastiera? Bellissima. Quindi, in conclusione. Ah, no, aspetta, ma manca Alberto, è vero. Ha avuto un imprevisto e quindi è arrivato quando io ormai me ne ero già andato. Ma lo scherzo è comunque andato a segno. Diciamole cose come stanno, questo si può fare? Bella domanda. Nascondersi in ufficio per 2 giorni è stato più difficile di quel che pensavo. O meglio, io l'ho reso più difficile. Però va bene così, perché è stato molto più divertente e molto più stimolante. Alla fine di ogni si può fare, traggo le mie conclusioni mettendo nero su bianco gli insegnamenti dell'esperienza appena vissuta e vi propongo una morale. In questo caso non c'è nessuna morale. Che morale potrebbe mai esserci in un nascondino in ufficio? È stato come tornare bambino. L'ho fatto solo per divertirmi e sono stato bene. Aspetta un attimo. Forse è proprio questa la morale di questo video. Ed è pure bella. Ogni tanto concedetevi di fare qualcosa per il puro gusto di farlo. Per divertirvi, senza secondi fini. Un po' come quando eravate bambini. Che morale pazzesca.
Raga, non so voi, ma a me questa missione per Jezer è sembrata troppo facile. Vorrei vederlo riprovarci in un ufficio diverso, più grande, un ufficio serio in cui si lavora cose serie, con le scrivanie serie, con magari più piani. Insomma, lasciate un like perché a 150.000 like ci riproverà in un ufficio che non è il nostro. Se tra l'altro avete questo tipo di ufficio o conoscete qualcuno che ce l'ha, può prestarcelo, che ha un negozio in cui nasconderci senza farlo sapere ai dipendenti, scriveteci a info@theshowsrl.it. Siccome ragazzi siamo quasi tutti in zona gialla, l'Italia torna quasi a essere normale, per quanto possa essere normale essere in una zona gialla, scriveteci qual che si può fare, ne proveremo a farglielo fare a Jezer. A me piacerebbe personalmente, poi voi sbizzarritevi qui sotto nei commenti, vederlo alle prese con 10 appuntamenti su Grindr. Vi ricordate che avevamo fatto quella di Tinder? Mi piacerebbe vedere cosa potrebbe succedere a Jezer. Non dimenticatevi di seguire il buon Jezer su Instagram e seguite anche The Show e anche me, Alessio, così male non fa. Se vi è piaciuto il video, o anche no, chi se ne frega, iscrivetevi al nostro canale cliccando qui in alto, così non vi perdete nessun video. In più, se ci vuoi bene, se ti piace vedere quelle tipologie di video un pochettino censurabili, chiamiamole così, c'è The Show Plus, il nostro canale in abbonamento, dove trovate le grandi produzioni che qui non possono stare su questo canale. Quindi, se siete curiosi, trovate il link qui sotto, in descrizione.